1 RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Allora, vediamo un po'. Ok, dovrebbe essere a posto. Buon pomeriggio a tutti, salve a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del giovedì con House Flipper. Case da pazzi. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the Thursday here on Twitch with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper. Un saluto a tutti e benvenuti all'appuntamento di giovedì con House Flipper. E mo, yamannats, let's go! On y va e andiamo. Andem. Bananune, benvenuto in live. Ben ritrovato. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Grazie per il raid. Benvenuti a tutti. Hai ragione. Sai per quale motivo? Perché diventa molto più complicato ricordarsi di dire in quattro lingue diverse lo stesso discorso, però questo è un ottimo esercizio per la memoria, oltre ad essere anche un esercizio di qualche volta anche improvvisazione. Allora, come di consueto, ogni volta che iniziamo i lavori qui su House Flipper vi ricordo sempre di controllare il giardino, lo stato del giardino, perché come vi ho sempre detto, quando iniziate la carriera vi sbloccherà molto prima le abilità per quanto riguarda le abilità del giardinaggio, e quindi sono punti extra anche alla fine dei lavori su As every time I start working here, I always recommend you to start checking the garden if is there something to do, and then go inside the house, because doing this you will earn extra career and abilities point, and you will as well earn extra money. Alors, comme je disais, comme je dis toujours, il faut toujours regarder et contrôler si dans les jardins il y a quelque chose à faire, parce que vous allez débloquer
disabilities pour les travaux dans le jardin. Et donc, ça va vous donner aussi extra, argent extra. Voilà. Ah, ciao, banana, scusami. Allora, Bananone, vedi, ho la fortuna di avere i follower del canale, che non tutti parlano l'italiano e provo a spiegarmi meglio. Non tutti sono italiani e siccome non mi va di lasciare nessuno sentirsi a disagio, ecco che faccio la live multilingue. Sì, sono della provincia di Napoli. Ecco, quindi spiegata la motivazione per la quale in questo canale si fanno le live multilingue. E forse sono uno dei pochi canali che la fanno in multilingue. Qui su Twitch Italia, appunto. E quindi, come ti dicevo, preferisco sempre cercare di non far sentire nessuno escluso in questo canale. Tu di dove sei? Bananone, se puoi dire, basta anche la provincia, ovviamente, anche per una questione di privacy. Beh, siccome io conosco anche più di una lingua oltre all'inglese, credo che sia opportuno fare anche un ripassino. Ah, quindi sei paesano, sai. Io abito nell'area nord qua, vicino ad Aversa sto. E ti dicevo che è una scelta, ovviamente, se uno parla una sola lingua, lingua straniera, ci sta pure che magari ne parli una sola, ma dato che più o meno ho, diciamo così, dei vaghi ricordi, se possiamo dirli così. Remind, come si dice in inglese, e siccome me la caviccio anche a parlare in francese, ecco, parlo anche in francese, perché come tu ben sai, non tutti parlano il francese, l'inglese, o lo capiscono. E poi ovviamente è sempre il discorso per i follower, quindi oltre al fatto che mi tengo un po' in allenamento. E allora, non sei l'unico che mi chiede di questa cosa qui. In molti sono curiosi. Ah, hai fatto il comitato inglese, quindi sei un giovanotto, sei. Hai più o meno di 15 anni, se si può sapere. Comunque, a parte gli scherzi, io ti consiglio di studiare bene le lingue straniere perché ti aiutano veramente tantissimo. Ah, ecco, allora avevo intuito, vedi, la mia esperienza. Dalle domande ho capito che sei un giovincello e quindi ti dicevo, è importante studiare tutte le materie a scuola, ma le lingue in particolar modo perché ti permetterà di poter comunicare con tante persone. E come nel caso nostro che magari non parlano napoletana, ma magari parlano altre lingue. Beato te caro Bananone, il mio inglese è molto 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 maccheronico.
Anche perché se io ti dico la mia età, allora ti dico soltanto che io ho studiato anche il tedesco, ti dico soltanto l'anno, dal 93 al 96, oltre, beh, al francese e all'inglese. Ho studiato all'Istituto Alberghiero. Allora, Nuvolo Drengo di Aversa. Sembro più giovane, dici la verità. È difficile il tedesco. Veramente difficile. La pronuncia soprattutto. Mi avevo una. La mia insegnante di tedesco che era molto pignola, ma è giusto che fosse così, sulla pronuncia. E il tedesco è veramente una lingua estremamente complicata. Ma va bene, tanto l'inglese come dici tu alla fine è una lingua internazionale. Però se uno impara anche altre lingue, meglio ancora, insomma, perché aumenta il bagaglio culturale, il proprio bagaglio culturale, quindi può comunicare anche con quelli che magari non parlando la propria lingua nazionale non parlano quella lì inglese, quindi ecco la motivazione per cui io parlo anche un po' di francese. Insomma, nessuno deve sentirsi escluso. Oltre all'esperienza di aver vissuto all'estero e aver studiato in Francia per 2 anni, e allora ecco un'altra motivazione per la quale io cerco di comunicare in quante più lingue possibile, ma non è tanto per il fatto di, come dire, di mostrare che uno sa, o meglio, se la cavicchia a parlare in altre lingue. Però cerco di fare, insomma, comunicare con tutti. Sì, allora l'Eurotruck lo porto il martedì con il Turbostar di Ralph Garage. Non so se hai dato un'occhiatina alla programmazione del canale. E poi alterno il venerdì alterno Eurotruck ad American Truck. Quindi la settimana scorsa ho portato Eurotruck, però magari se qualcuno mi chiede venerdì porta se puoi portare Eurotruck, allora porto Eurotruck. Diciamo che lo faccio un po' su richiesta, ma anche perché voglio dire, per quanto possa io gestire il canale, però mi piace molto l'interazione con la chat. Figo riferita la mod o che cosa? Scusami, perché devi sapere che ogni tanto alzo l'occhio e guardo in overlay la chat, quindi ti chiedo scusa se eventualmente mi perdo e ti chiedo se è riferita a che cosa. Diciamo che la chat la guardo, ma a volte ogni tanto mi perdo e quindi ti chiedo ancora scusa. Allora, qua mi dice che questa mi sa che è sporca all'esterno. Ma che ci sta qua? Ah, ecco. Sì, allora Eurotruck lo gioco praticamente da quando è uscito, dal 2012, e ho iniziato poi qualche anno dopo a giocare sul multiplayer, quando la Truck SMP hanno lanciato l'applicazione o il programmino che permette poi di poter
utilizzare. Dimmi tutto del camion. Allora, io ce ne ho due. Se ti riferisci a quello del venerdì, è uno Scania R, se non ricordo male. E invece il Turbo Star, che poi è anche il mio camion preferito, infatti, devi sapere che l'edizione col Turbo Star è la seconda volta. Infatti, l'anno scorso ho portato un'altra cosa. Allora, le specifiche del mio computer. Bella domanda. Allora, il computer è mio, l'ho assemblato io, quindi posso dirti che è una RAM HyperX a 2600 Hz, poi è un processore i5-8600 di nona generazione, poi ho 3 hard disk SSD della Samsung. Uno da 128, uno da 256, uno da 512 giga di SSD. Poi ho un hard disk meccanico sul quale praticamente metto tutti i dati, perché gli hard disk, gli SSD, per quanto possano essere veloci, diciamo che in caso di rottura o di malfunzionamento, il recupero dei dati potrebbe risultare molto ma molto più complicato. Poi ho una scheda madre ASRock Z. Beh, vediamo un attimo se trovo. ASRock Z 370 Pro. E poi ho un impianto di raffreddamento custom loop della EKV, di cui ho un radiatore da 360, un altro da 140, e poi una come scheda grafica una 1060, sempre custom loop raffreddata. Dipende. Allora, il discorso per Eurotrack è abbastanza lungo, perché se vuoi giocare a risoluzione media, insomma, puoi utilizzare anche il tuo hardware. Tu che tipo di hardware hai? Così magari posso dirti così com'è. So, ladies and gentlemen, today I will create a pink house. So I will use, or I will try to use, the pink color, and so we will have some fun, but I will do my job so hard. Alors aujourd'hui nous allons utiliser la peinture rousse, donc on va faire j'espère de faire beaucoup de choses et bien fait. Et voilà, merci. i5 32 giga, la 3060. Allora, se vuoi evitare il collo di bottiglia, ti consiglio di su una 3060 dovresti metterci un processore abbastanza potente, perché potresti riscontrare l'effetto collo di bottiglia. In passato purtroppo è capitato anche a me che, non essendo all'inizio, non essendo molto ferrato su queste cose, ho assemblato un 8000 e 6. Ovviamente questo processore è la versione K, quindi è sbloccata. E ti dicevo che in passato ho assemblato un computer, ma avevo messo un processore più potente rispetto alla scheda grafica, quindi si creava il collo di bottiglia o bottleneck. Allora, praticamente, il collo di bottiglia, devi sapere che
Il processore e la scheda madre comunicano tra di loro i dati. Poi, se tu metti una scheda grafica potente, ma un processore non riesce a reggerlo, i dati che invia la scheda grafica al processore fanno l'effetto imbuto. Cioè, la tua scheda grafica è come la parte larga dell'imbuto, ok? Se tu metti un tubo largo e colleghi al processore, il processore cosa fa? È come se, non come se, riesce ad elaborare in maniera più rapida i dati. E il collo di bottiglia non sono altro che i dati residui, che poi dopo il processore dovrà accollarsi, cioè praticamente sarebbe come montare il motore di una Ferrari su un telaio di una macchina di un'utilitaria o un motore particolarmente potente. E quindi si crea un non equilibrio. Quindi è importante trovare un giusto equilibrio. Esatto, ma anche un i5 va bene, però devi prendere un i5, diciamo, più performante. Io personalmente ti consiglio le versioni, quelle che si possono sbloccare, quelle che non hanno il lock alla CPU. Infatti si chiamano, hanno la lettera K finale. Io però ovviamente non mi metto a fare l'overclock perché con l'overclock c'è il rischio di, insomma, bruciare e rendere la vita dell'hardware meno più breve. E quindi il discorso è questo qui. Per cui anche con una 3060 un buon i5 può andare bene. Meglio ancora se magari gli metti un i7, visto che comunque deve gestire anche un flusso di dati non indifferente. Però ti dico che con a parità di potenza il mio processore è molto più potente dell'i7 7700, la vecchia versione. Quindi diciamo che in teoria è come se avessi un i7 7700, ma di concezione più moderna e quindi diciamo forse un po' più fluida. E questo è quando, perché poi quando ho iniziato a diciamo così a studiare tra virgolette tutto quello che dovevo metterci nel computer, la parte hardware ho dovuto rifletterci bene. Sì, questo sì. Io in realtà ti dirò la verità. La differenza, il prezzo era grosso modo lo stesso, dall'i7 7700, vecchia versione, e questo qua. Io dissi, siccome ho già un processore della stessa generazione dell'i7 7700, avevo un 8005 mi pare, sempre K, quindi overclockabile. Dissi, ma io già ho il muletto con il processore di vecchia generazione. Ho detto quasi quasi, visto che così, il muletto, in realtà il muletto l'ho creato con i vecchi pezzi. Ho detto, visto che così, e avevo trovato anche la scheda madre a buon prezzo, la RAM la potevo riutilizzare, tutto il resto detto me lo prendo. E infatti poi l'acquisto è stato buono, ecco, non mi sono trovato pentito di questo acquisto qua. Però come sempre, quando qualcuno mi chiede, Fabri, ma
Devo assemblarmi un computer, ma che scheda grafica mi consigli? Che processo? E io devo capire l'uso che ne deve fare. In base a quello, poi devo vedere il processore, la scheda madre e la RAM. Ovviamente, i sistemi che ho assemblato io sono compatibili con tutti gli hardware al 100%, per cui non c'è, diciamo così. Non c'è il rischio di trovarsi con un sistema instabile, ma è collaudato al 100%. E quindi è per questo che io, diciamo così, sono molto attento su queste cose qui. Quando devo assemblare un computer, non è la prima volta che lo faccio, ma ti dico soltanto che sarò arrivato al 40esimo dal 96 ad oggi. Non so se hai letto anche la bio nel canale, la biografia, e c'ho questa passione da diversi anni. E quindi col tempo poi ho imparato tante cose, ad essere anche preciso e pignolo su queste cose qua. Allora, War Thunder, no, però sto, non so se è la stessa tipologia di gioco. Al momento sto giocando off camera ad un gioco che si chiama Generals and Heroes and Generals. È un gioco multiplayer online gratuito, eppure gira bene anche prima del 96. Ho iniziato a giocare con il Commodore 64, se proprio volessi dire quando ho iniziato a giocare, negli anni 80-90, e questo già ti fa capire che sono grandicello. C'erano dei cabinet, dei videogiochi, diciamo così, nei mobiletti, e quindi già da lì ho iniziato. Ah, aspetta, ma War Thunder, mi sa che l'ho preso su Steam, mi pare che c'è la versione gratuita, e mi pare che le navi, giusto? O mi sto sbagliando? Perché mi sa che l'ho messo in coda a War Thunder. Doom sì, ma anche Doom 2, anche Duke Nukem, Duke 3 che poi si chiamava. Stai parlando dei giochi di quando io più o meno avevo la tua età. E molti di questi giravano sotto DOS. Allora sì, allora ho capito. Sì, e quello là in effetti è gioco gratuito, se non ricordo male, di Steam. Ce l'ho. L'ho messo in coda, non l'ho ancora giocato perché sto. Mi sono un po', diciamo così, appassionato con Heroes and Generals. Però è un altro gioco che, beh, lo porterei, ma sicuramente per divertimento, ecco. Però anche quello ho visto nei vari gameplay, che ci sono quelli che veramente giocano bene, che lo sanno, li sanno usare bene, che fanno appassionare. War Thunder, sì, ora che mi hai fatto ricordare, ce l'ho nella libreria di Steam, però non l'ho ancora installato perché, seppur ho un hard disk capiente dove ci metto solo i giochi, però preferisco non caricarli di cose che so che non utilizzerò mai. Allora, qua mo. Perfetto. Ma guarda che anche Heroes in General, se è così. Perché
perché poi acchiappi anche i team di giocatori, quelli là bravi, che poi sono in contatto, sai, sono quelli lì che fanno squadre da un sacco di tempo. E quindi loro sono molto, ma molto più affiatati rispetto a chi magari come me ha una squadra random e quando gli capita di trovare qualcuno un po' più bravino, gli dà una mano. Allora, Bananone, dimmi un po'. Allora, io sto pensando una cosa. Io mo qua vorrei fare il titto, vediamo un po' se riesco a trovare. Ecco, vorrei mettere sulla parte sporgente questo rivestimento in pietra, sulla parte alta della casa. Allora, chat, vi chiedo, continua a dipingere di rosa la parte alta, quindi sia qui che quella posteriore, oppure metto nella parte alta questo pannello di pietra e quindi si riveste tutta la parte triangolare della casa. Ditemi voi, allora, vernice pink paint or this one? La peinture rousse ou ça sur la part haute du toit là. Ok, perfetto, anche perché pure io stavo pensando che forse fare tutto una cosuccia così sarebbe diventato monotono. Allora, quindi questo lo possiamo vendere. I pannelli non li possiamo appoggiare a terra, altrimenti ci tocca. Ecco qua, subito abbiamo fatto. Ci tocca altrimenti rimettere il rotolo d'erba. Diciamo che è un po' complicato show. Ok, perché questa è la serie Pink oggi. Qua ci vuole l'impalcatura, ci vuole. Qui ci vuole l'impalcatura. Stiamo troppo alta qua. Sì, ho scritto, scusami, ho letto prima. 9, 10 e 11. Io lo so, in general ci sono anche i livelli che lo vanno per gradi, tipo soldato semplice, caporale, poi arrivano fino a generale. E ne ho acchiappati un sacco di generali bravi, giocatori veramente molto ma molto bravi. Eccolo qua, allora l'impalcatura grande. Prendiamo questa. Ok, sai, io all'inizio questi tipi di giochi non li tenevo molto in considerazione, però poi ho iniziato a utilizzarli, a giocarci, e ho visto che effettivamente meritano. Certo, non hanno la grafica di quei giochi blasonati, però ti diverti. Infatti, io mi sto divertendo veramente, un ottimo. E quindi War Thunder poi lo giocherò, lo proverò, perché in molti lo stanno provando, in molti me l'hanno consigliato. Diciamo che non sei il primo, ecco, che me lo ha consigliato. Quello dell'aereo, sì, ho visto. Infatti, adesso non posso perché sono in diretta, non posso interrompere la diretta, però poi andrò a vedere su YouTube. È una promessa che ti faccio, una solenne promessa.
Ok, perfetto, questo il primo è andato. Allora, controlliamo un attimo, mi sembra di aver rivestito tutti i punti della casa. Credo di sì. Ok, allora, l'impalcatura possiamo anche venderla. Vediamo se riesco a mettere la scritta. Uila, Cirillo carissimo, buon pomeriggio a te, ben ritrovato. Grazie per essere passato. Allora, qua ci sta l'amico Bananone, qua in chat. Non so se lo conosci. È un carissimo amico, giovanissimo amico qua, che mi è venuto a trovare. Bella bro, come si dice bro? Poi ho visto quel rapper che mi hai consigliato la volta scorsa. Ora non so se me l'hai consigliato tu, ma se l'ha consigliato qualcun altro. Comunque ho visto. Probabilmente mi sto confondendo con qualcun altro. Ui, maestro, quale onore e piacere averti qua nella mia live, in questa umile live. Benvenuto, caro maestro. Cirillo, fai solo un po' di attenzione al caps, che qua c'è il bot che è molto sensibile. Ciro, ma tu lo conosci l'amico Jason Farm qua? Lui, come lo definisco io, è il gran maestro di farming. In realtà il bot ha bevuto troppo caffè oggi. Allora Cirillo, guarda, se sei appassionato di farming te lo consiglio vivamente, perché ora non perché c'è lui, ma posso dirti che è un gran cultore. Guarda, in realtà per il caps l'ho ridotto, infatti ho programmato il bot che può permettere di inserire massimo 5 icone. A proposito, visto che ci troviamo, Jason, visto che l'amico Cirillo, anche lui è uno streamer, come dice il mitico La Zappa Storta, scambiatevi un follow di pace, ecco. RVS, buon pomeriggio. E allora qua con noi in questo momento c'è Cirillo 1974, poi c'è Jason Farm, chiedo scusa, e poi c'è anche l'amico Bananone. Eccoci qua. Vedrai che non te ne pentirai, caro Cirillo. Poi l'amico Jason gestisce anche un canale Telegram che si chiama Mondo Gaming. C'è anche una pagina Facebook dove appunto si tratta di farming, ma anche tanto altro. E ovviamente là in quel canale ci trovi tutte le informazioni anche per Farming 22, mappe, varie cose, quindi se sei appassionato ti consiglio vivamente di seguire anche quest'altro social, canale social.
che poi Jason è anche un partner di SCS, di, scusi, SCS qua, di Farming, che adesso non mi viene il termine, comunque della Giants, ecco, partner Giants, quindi lui ti fa un po' di anteprima di queste cose qua. Veramente Jason, non perché ci stai tu ovviamente, ma vi invito a seguire l'amico Jason, ovviamente anche voi che state guardando questo video in replica, se siete appassionati di farming vi consiglio vivamente di seguire il canale dell'amico Jason Farm, che è molto molto bravo. Dice a me SVS punto esclamativo bio e ti esce il riepilogo in breve della mia biografia. Comunque mi chiamo Fabrizio e qui mi conoscono come Dablo ODB. Non so se sto comando funziona ancora, mi sa che ha anticipato il. Va bene, allora mi sa che l'ho disattivata il comando. Comunque mi chiamo Fabrizio. Allora si vede che boh, devo controllare meglio il. Aspettate un attimo, vediamo se ci riesco io, perché mi sa che forse devo modificare. Ok, allora devo modificare il comando. Allora, qua tutto sommato non è male. Bio. Azzo, ma allora pure tu sei grandicello. Allora, mo qua ci mettiamo una bella fontanella. Una bella fondanella, poi dietro ci mettiamo la piscina. Allora, fontana, eccole qua. Queste qua sono tutte fondanelle piccole. Ok, Bananone, grazie per essere passato in live. Torna a trovarmi quando vuoi qua. Bus e ti sarà aperto. Buon game e buona continuazione. Grazie ancora per avermi fatto una un po' di compagnia. Ok. Ciao. Jason, vedi, qua ci dobbiamo dire agli sviluppatori di farming che devono mettere pure un po' di fondanelle come queste. Allora, io in realtà queste fondanelle le metto perché anche nella realtà gli uccelli vanno ad abbeverarsi qua e quindi le metto. Ora mettiamo la siepe. Eccole qua. Allora, siepe frondosa stretta, questa qua, sì. Mettiamo la terza, no? Qual è? Eccola qua. Nana variegata. Da nulla arriva nana. Me ne è passato nona. È un passato scienziato che da padre ne fa super 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 gum e nana che non ha età e Jason, tu te lo ricordi sto cartone animato? Nana era quella ragazzina bionica là. È una siepe diversa, però. Speriamo di non dover andare a modificare l'assetto qua. Ok. Stacchiamo
Stranamente ho lasciato un po' di spazio qua. Ecco qua. Molto meglio dell'ultima volta che ho piantato un po' di siepe qua. Allora, adesso ci andiamo a mettere la piscina dietro. Vediamo un po' se ci sta spazio. No, non si può mettere. La piscina ma è bella grossa. Vediamo dall'altra parte se ci va. Allora vediamo così, mettiamo quest'altra piscina. È per forza. So I will put a swimming pool here. A luxury one. Eccola qua, piscina con idromassaggio. Così quando finiamo di lavorare o cose così. Jason, quando uno finisce di lavorare nei campi, poi viene qua e si rilassa. Quindi, mo questo però la metterei qua dietro. Qua no. Ah, mi sono scordato di dipingere là. Ok. Oppla. Ma quasi quasi metto pure un po' di siepe qua, così. E vediamo che occhi indiscreti possono spiare o fare i guardoni. E ne mettiamo un'altra. Come la possiamo mettere? Qua. Ecco qua così. Si crea un po' di privacy, ma allo stesso tempo si può anche passare. Ok, mi sembra. Che cosa ne dite? Chat. Che voto mi date? La sufficienza me la date? Today I am doing a quite good job. Chat, let me know. Allora, qua mi sembra ok. Mo metto due sedie. Grazie, Cirillo, sei un grande. Così nei vizi. A proposito, ragazzi, approfitto per informarvi che ho messo di nuovo i Sound Alert. Vedete un po' se vi piacciono, provateli un pochettino. Così, insomma, vediamo anche se funzionano. Thank you so much. If you are watching this video, please try my new Sound Alert. Let me know if you are enjoying them. Thank you so much. Allora, abbiamo detto ombrellone. Eccoli qua. E io vago! E vabbè, queste. Poi ce ne sono ancora altri. Guarda, ce ne sono ancora altri. Ce n'è uno che è ancora molto più divertente. Spogliatoio. Se lo trovi, prova il sound alert spogliatoio. Allora, sedia, sdraio, se ci sta. Ecco qua. Allora. Di legno, sì. Mettiamo uno qua. L'altro la mettiamo qua. Forno per pizza. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Guarda, che forno a legna queste. Quindi è forno, non è stufa. Quella che devo mettere in casa.
Ce ne sono ancora altre. Provatele, provate. Jason, ci sei ancora? Devo caricare ancora un'altra sound alert divertente di Totò. Esatto, poi ovviamente il server e la pagina Facebook me la sono ricordata, ovviamente. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, Sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. d'accordo. D'accordo. Hai visto? Me ne manca ancora un altro di miseria e nobiltà. Lo sto prendendo spunto. Ok, allora qua ci vuole una bella pianta di rose. Ce ne sono ancora altri divertenti, eh. Mi manca quello dell'onorevole Trombetta, Jason. È uno di quelli là che devo ancora inserire. Vai, va, prova, prova. Ah, divertito, almeno. Allora, rose, ecco qua, rose. Fatele suonare un pochettino, altrimenti stanno qua inutilmente. Non va bene. April, quelle pizze diventano due. Spassatelo, spassatelo. Eccola qua. Uela, Fernbus, carissimo. Ben ritrovato. Sì, ma che offre oggi tutto questo? Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Ah, mi stai facendo divertire pure a me oggi. Allora, vediamo un po'. Sbizzarritevi, sbizzarritevi. Fateli suonare un pochettino questi sound alert. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Quella la devo mettere. Quella lì, la battuta che hai accennato prima. Ma ce ne sono ancora altri che devo mettere, quindi non è l'unico. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer 10. Uè, voglio, grazie per il sostegno. Mitico Fernbus, grande Ora sostegno. pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Girate perché dovrei aver messo, se non mi sbaglio, ci dovrebbero essere 3 sezioni, però 4. Poi ho messo anche qualcosa di un po' più potente, da 1,21 gigawatt, e ce n'è anche uno che può essere utilizzato per esclamare qualcosa.
Ah, ieri mi hai fatto morire. Mi hai fatto morire dal ridere. Allora, prima abbiamo preso rosa pallida, se non ricordo male. Un bel rosa, rosa indiano lo metterei, ma non qui. Nella cucina. Dove sta? Qua. Comunque, se non se, come sempre, se non vi conoscete, come dice il grande e mitico alla zappa storta, scambiatevi un follow di pace. E soprattutto se siete piccoli streamer, ovviamente siete benvenuti in questa pagina. Fatevi un po' di pubblicità senza mettere link, ovviamente. Altrimenti sto bot fa la bot. Ca, nisciuno fesse. Ha capito? Ah, questo me l'avevo dimenticato, questo sound alert. Ecco. E poi appena avrò. Sì, ho letto Fermus. Mi ha fatto morire dal ridere. Comunque è bello l'autobus in Mercedes, ma pure il MAN è bello, sai? Si somigliano parecchio, però il MAN frontalmente sembra molto più affusolato, apparentemente. Aveva la parte bassa molto più stretta. I paraurti, diciamo così. Però bello, poi mi ha fatto morire a fare il controllore. Oh, 120 euro di multa, mamma mia. Senza biglietto. Beh, che i furbacchioni là volevano E io pagare. pago! E io pago! E tu paghi, non sono i passeggeri sprovvisti di biglietti che hanno pagato. E approfitto ovviamente per ringraziare tutti quanti voi che in questo momento vi siete sintonizzati in questo umile piccolo canale. Faccio una presentazione veloce veloce. Io mi chiamo Fabrizio. Per gli amici che in questo momento stanno in chat, che sono Fernbus08, io mi chiamo Dabolo. E per il grande maestro di farming Jason Farm, mi chiamo DB. E quello a cui in questo momento state assistendo non è un gameplay tradizionale, ma è la creazione. Faccio giù elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità. Che cosa ho detto? E quindi stavo dicendo che ciò che state vedendo è la creazione di un nuovo format che è il soft gaming. E mi auguro che sia di vostro gradimento. Sono stato molto più conciso stavolta. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome if you are, thank you so much if you are watching this video replay in rerun. My name is Fabrizio. Here on Twitch I'm also known as with the name of W, as my friend Fernbus08 call me, or DB, as my friend Jason Farm call me. In this moment, you are watching the creation of a new format called soft gaming. And the goal of this new format is letting the viewer feeling relaxed. So I hope you will enjoy this kind of making gameplay. And let me know if you are loving it, following the channel. Thank you so much. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo.
Testa divertente, Ferbus. Oh, devo mettere ancora altri sound alert qua. E allora, je veux que l'occasion pour vous dire merci pour être entré dans le canal. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo, comment m'appelle mon ami Ferbus08, ou Dibi, comment m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas une directe ou une vidéo quelconque si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ou en direct sur le canal. Et donc, je suis en train d'inventer un nouveau format qui s'appelle Soft Gaming. Et le but de ce genre de production, c'est celui-là de faire sentir relaxé ceux qui regardent une vidéo ou un direct. Si vous êtes en train d'aimer ce nouveau genre de format, faites-moi le savoir en suivant le canal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et si, caro, je fais une bûche, domani, grande momento, April, quelle pizze diventano due. è certo che diventano due. Ma voi avete capito che sta casa qua non ho mai visto i vetri così sporchi. Vabbè che ho chiuso le finestre dietro, quindi si vede, ma questa con me che è messa meglio. Sti vetri, mamma mia. Ma noi fortunatamente i vetri li laviamo con il macchinario qua e quindi non utilizziamo la scirella, ovvero l'olio di gomito. Ah, qua hanno fatto il bagno turco. Allora, qua. Sciriamo. Scirella. Qua gli metterei un box doccia di quelli standard, particolari. Cosa porti, Fernbus? Dici che così se qualcuno che magari sta guardando la diretta oppure guarda il video in replica qui su Twitch e su YouTube può venirti a fare una bella visitina e si viene a fare due risate con te. Ottimo, forza Horizon. Nell'ultima volta che ci hai giocato c'era una specie di Jeep che era senza, era tipo un pick-up. Quello mi sa che era molto più resistente nel senso che l'apparenza via, abbiamo messo anche una bella finestra. Comunque bella l'ultima modifica che ne ha portato, l'ultimo aggiornamento portato con qui su House Flipper finalmente ci permettono di installare le finestre e porte dove vogliamo. So, in the latest upgrade of this game, so of House Flipper developer, they allowed us to place windows. That's a great thing. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ah, questo è bello, però sta finestra mi sa che ho sbagliato a metterlo. Stona un po'. E quindi, ah, la Delta è bella, ma la Delta è mitica. La Delta è mitica. Allora, qua ho messo sto rosa. Vediamo qualche altro rosa. Perché la casa deve essere tappezzata di rosa. Però, a proposito di tappezzato, quasi quasi mettere. Ah, è giusto, anche i parati. Dov'è la camera da letto? Dov'è? Eccola qua.
Alors, dans la dernière mise à jour de Os Flipper, les développeurs ils nous donnent la possibilité de pouvoir installer les fenêtres. Ça, c'est une très bonne chose. C'è qualcosa di sporco. Il zuzzuso. Ecco qua. Ok. Questo è il momento. Mettiamo qua. Oh, lo sapevo che sarebbe sbucato qualcosa che non andava. Ok, mi pare che prese elettriche non ce ne stanno da riparare. Cominciamo. Allora, adesso installiamo i pannelli. Al termine poi, ovviamente, per chi si è messo in contatto in questo momento in live o in replica, in questo momento sto creando una pink house, quindi una casa dove ci sarà un colore preponderante, che sarà il rosa, sarà molto molto più presente, e quindi sarà una sorta di confettino. Se così vogliamo simpaticamente definire, speriamo di riuscire a fare un buon lavoro. Discreto, anche quelli bravi stanno da qualche altra parte. So now I will try to win the defeat, that the challenge that to create a pink house. I will try to use here. It is possible to use only pink colors. Grande, mitico Jason. Jason, ci sei? O te ne sei scappato, quello si è nascosto, Jason. Si è nascuso? O è nascunuto? Ah, ecco, dicevo io che mi sembrava sta. vabbè, allora, diciamo che tutto sommato, forse è venuta mai sta camera che... Allora, ora vediamo tutto ciò che si avvicina al rosa. Letto. Ca, nessuno fece. Ha capito? Oh, ma qua ci stanno dei bei... Ah, quindi... Ah, perché allora hanno la Luxury. La versione Luxury l'hanno già rilasciata, allora... Rosa pastello, poco. Ma allora vediamo un po'. Questa è una bella sfida, quella di oggi. Boh, bisogna cercare qualcosa rosa oppure, ecco, lavanda. Mettiamo lavanda e vediamo cosa esce. Ok, quindi questo... materasso, no, così, cuscini, lavanda,
Vediamo un po'. No, tappeto. Beh, questo lo mettiamo dopo. Allora, quindi, bella sfida. Beh, qua mo sono dolori di panza. Divano letto no, non mi sembra il caso. Vediamo se qua c'è rosa. Rosa pastello. Allora, forse amareno. Amareno, sì. Non sono proprio il massimo come arredatore, però. Ok, allora, mo qua è una bella sfida che mo... E mi sono scordato di mettere. Annaggia, mi sono scordato di mettere i parati là. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! E io pago. Ma quante... Ma quelle pizze quante ne sono? Non ho capito. Quante ne diventano quelle pizze? Questi devono essere gli ultimi aggiornamenti, mi sa. Quelli che mi ha fatto fare prima. Rosa, rosa, rosa. Pastello. Amareno. metallo. Non si nota, non si nota, non si nota. Che cosa ho detto? Che cosa ha detto? E io poco. Poi, allora, l'armadio forse sarà troppo spesso. Vediamo un po' qualche armadio. April, quelle pizze diventano due. Ecco, esattamente. Ecco qua. Forse siamo troppo sotto al muro, quando apre gli sportelli qua. Ecco qua. Non male, anche se non sono. Qua metterei la console, come si chiama? No, non questa. Non mi ricordo com'è. Allora, vediamo un po'. Mobili, eccole qua. Mamma mia, qua hanno aggiunto un sacco di cose. Questo è l'ultimo aggiornamento che hanno fatto. Infatti prima di avviare la live ho dovuto aggiornare un po' di cose. Hanno fatto un ottimo lavoro. Ottimo. Stanno facendo un ottimo lavoro gli sviluppatori. Ottimo, allora forse ogni tanto si vengono a fare una passeggiatina qua su questo canale. Allora, com'è che si chiama? No, non sta qua. Vabbè, andiamo, mettiamo la cassetta. Allora, e mettiamo questo, questa qua, sì. Troppo scuro, abbiamo detto.
Perfetto, Marino, eccolo qua. Poi metterei un buff qua. Con un F. Ok, we'll try to put a buff. Questo buff chiaro, rosa pastel, eccolo qua, amareno, però questo non lo posso lasciare qua. Lasciamo qua poi. No, mi sono seduto, è comodo, dai, funziona. Ottimo, allora adesso poi mettiamo un po' di lampade da terra. Eccole qua, bello, stop, great, mi arba, come dice il mitico Fermus. Ma quanto mi arba codesto aggiornamento. Allora, illuminazione, lampade da terra, ecco qua. Candelabro, bello. Troppo alto. Ecco qua. Vediamo L quanto è alto. Ah, non è molto alto, dai. Creiamo anche un po' di atmosfera. E quasi quasi ne metterei un altro di là. Metto uno un po' più piccolo, dai, perché... sembra un po' più Halloween qua. Allora, qua cosa potrei mettere? La cassettiera. Vediamo se c'è nella cassettiera. E io pago. E io pago. Allora, questa mi sembra un po' troppo spessa. Questa forse sì. Amareno. Amareno e lavorimino. Oh, via. E questa. Noi siamo fantasmi, ovviamente. Ok, dai. E mo qua ci tocca andare. Mi sa che mi sono scordato il termosifone, infatti il radiatore. Eccolo qua. Non male. Ok, andiamo avanti. C'è da stuccare. Qui abbiamo dipinto. Qua mi pare che non c'è bisogno. Nemmeno qua. Andiamo di qua. Qua in ottimo stato. Di qua pure. Ok. Allora, rosa pastello l'ho già utilizzato, nebbia rosa, ok,
questo mi può tornare utile anche in qualche altra stanza. Perfetto. Perché ho chiuso la porta? Beh. So I'm trying again to paint the walls of a pink color. I'm just trying to create a pink house. L'ultimo pezzo là. Ok, mi sembra a posto. Allora, questo ci possiamo un po' più qua. Allora, qua ovviamente lavandino, una doccia. Questo si potrebbe lasciare. Quindi doccia, shower. Allora, c'era una doccia ad angolo. Questo mi sa che è ingombrante. Vuole la doccia d'angolo per forza. So I will I have to buy this one, this shower, because the other one do not fit in this part of the house. Sta troppo castigata la cosa. Eh sì. Ottimo l'aggiornamento che hanno fatto gli sviluppatori. Finalmente possiamo creare qualcosa di nuovo. Grazie Cirillo per essere passato in live. Grazie mille per la compagnia. Tu quando è che vai in live? Fammi sapere, perché se vai più tardi io poi vengo a fare anche il giro di saluti da te. Vengono piccate te. Vengono piccate. Eccolo qua. Amarino. Bello questo lavandino. Allora mettiamolo qua. Oh, chiudi. Mi ha fatto un scherzetto. Cus. Ok. Vabbè, tu poi quando vai in live e magari passi in chat e me lo dici, che così almeno se qualcuno che guarda il video in diretta o in replica può sempre venirti a fare, insomma, a passare del buon tempo nel tuo canale. Grazie ancora per essere passato in live. Grazie ancora. Ciao, adiù. Buona continuazione.
cassettiera stretta, forse una cassettiera qua ce la potrei mettere. Allora, che 46 centimetri, no, 30, 60 centimetri, no. Vediamo un po'. Mobile, pensile, no. Pensile scuro, no. Ce n'era uno più piccolo. There were a shorter. Eccolo qua. Sì. 40 centimetri. Allora, abbiamo detto amareno. No, così non mi piace. Legno piano. Cassette. Lo facciamo così. Amareno. E lasciamo i cassetti bianchi. Piano del tavolo. Sì. Cassetti, cassetti. In bianco però si potrebbe utilizzare, ma non mi piace. No, devo farlo per forza amareno, amareno, ok. Base, beh, base più o meno. No, non va bene. Allora, qua però manca il radiatore per asciugare le mani, quindi radiatore, eccolo qua, prepariamo l'impianto qua, e poi installiamo il radiatore, ecco qua, valvola di sfiato. Ecco qua, qua ci vuole lo specchio, non ce lo possiamo dimenticare. Ok, vediamo un po', allora. Specchio. Amareno. Beh, non male. Allora qua mi pare che più o meno. No, sta luce non mi piace proprio. I don't like that kind of light. J'aime pas ce genre de lampe di lumière. Allora, quella si chiama alogena. Eccola qua, vediamo un po'. Ecco qua. Allora, ne mettiamo uno qua, uno qua, uno qua e uno qua, vediamo un po'. Non male, abbiamo posizionato. Peccato che non si possa dipingere ancora il soffitto, però per il momento io direi che va bene così. Allora qua però ci manco porta carta igienica, quindi toilet paper holder, porta, ecco qua, porta est, l'ho fatto bella, sta ottima. Ecco qua, ne mettiamo uno già predisposto, che se uno ne ha bisogno già può usufruire. E qua in via abbiamo messo questa finestra che non so se non si apre o se l'ho montata non correttamente. Ok, quindi questa è una punta di luce fissa. E allora andiamoci a mettere una tenda, questa abbiamo detto che è già pronta. Allora, vediamo un po', approfitto un attimo, ecco qua, vediamo se c'è qualcosa di rosso, così non mi piace. Beh,
sembra qualcosa di rosso. Questo qua. Diamo un po' di privacy. Tutto sommato. Allora qua. Io direi di creare un bagno qua. Si potrebbe abbattere sta parete, però no, facciamo così. Poi ci metto il water, qua glielo mettiamo ovviamente. Qua manca l'interruttore. Mettiamo questo qua. Allora dovrebbe stare a che altezza? Ok, quindi approssimativamente a questa altezza qua. E possiamo riprendere anche questo qua. Questo dovrei farcela giusto giusto. Questo è il bagno che in caso di emergenza uno viene e fa il suo standby. Mettiamo le luci. Compatto camo, compatto emo. Questo qua, vediamo un po'. Compatto standard, eh sì. Oh, si vede, ma è semi-trasparente? Ah, ecco, dicevo io. A posto. Porta carta igienica, qua non può mancare. Eccolo qua. Ovviamente qua non posso nemmeno, però qua fosse mensole. Ok, abbiamo anche rosa, rosa pastello, vediamo un po' com'è. Sì, ovviamente approfitto per darvi il benvenuto nel canale. Io mi chiamo Fabrizio e la diretta a cui state assistendo in questo momento non è una diretta qualunque, ma è la produzione e la creazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming. E se vi siete fermati per puro caso in questo canale e state guardando per curiosità questa diretta, ecco, se questo format sta diventando di vostro gradimento, ecco, allora fatemelo sapere, iscrivetevi al canale e lasciate un bel follow. So thank you so much, welcome to the stream, welcome to the channel. My name is Fabrizio, and what you are watching in this moment, it's the creation of a new format called Soft Gaming. The Soft Gaming, the goal of the Soft Gaming is making the viewers feel relaxed while watching a live stream or watching a replay here on Twitch or on my YouTube channel. So if you are entered here in this channel, or if you are watching
this live streaming or this video by curiosity, and you are appreciating the soft gaming, so please stay here, and if you are and if you want, please follow the channel. Thank you so much. Alfredo carissimo, buonasera e ben ritrovato. Da quanto tempo non ti sento, come stai? Qua noi in questo momento ci stiamo dando alla pazza gioia qua. Stiamo vedendo di creare una casa tutta rosa qua. È una bella sfida. Senza volerlo. Alla grande ringrazio, fortunatamente, invece la verità, nonostante il tempaccio, resistiamo alla grandissima. Beh, ho creato un bagno di riserva qua perché... E stavolta però questo bagno è schermato, non c'è wifi, quindi sarà un bagno proprio che fanno una toccata e fuga. Comunque ben ritrovata nel canale. Questa è rosa, questo quasi quasi dipingo quest'altro ambiente qua. E sto creando una scala, una specie di casa un po' soft, diciamo così, un po' come un tipo di chewing gum che erano molto in voga negli anni 80 e anche negli anni 90, che poi adesso, diciamo, li trovi nei tabacchini, ma nei rivenditori dei sale e tabacchi, ma non sono molto come dire conosciute e diffuse dalle nuove generazioni. Sono praticamente, se traduci dall'inglese all'italiano, cioè dall'italiano all'inglese, quelle che fanno le grandi bolle, e sono quel brand lì. Allora, qua continuiamo. Questa è tutta rosa, guarda, vi faccio vedere. Le rose rosa, beh, a parte lo stagno qua. Sto utilizzando tutte le sfumature di rosa che ci sono nel gioco qua. 30 sfumature di rosa. E vabbè, qua ovviamente, siccome questo bidone di rosa, colore rosa, mi è avanzato, allora lo utilizzo, anche perché non mi va di venderlo, perché qua ci creo un altro bagnetto, così, e qua creiamo la saletta wifi che quando uno si viene a fare la sua riflessione può passare anche un po' più di tempo. E nel titolo del video di YouTube, infatti, ho pensato di mettere un titolo, la Pink House. Allora, vediamo un attimo qua. Vabbè, qua potevo venire a mettere la mobili. E allora continuiamo. Allora, e oggi ci siamo dedicati un po' di più alla parte esterna. Dunque, io qui metterei una doccia. Il water appena si entra. Allora, iniziamo a vedere la doccia. Ok, allora. Piatto, vediamo un po' se questo ci va. Ci entra.
non ci entra. No, infatti. Ah, che lo manca l'impianto. Se non metto l'impianto, qua è quando me lo fai installare. Ecco qua. Mo possiamo installare la doccia. Mi ero completamente scordato. Allora, questo è angolo. Allora, vediamo un po'. Dorato. Sono indeciso, lo sai, se metterla dorato oppure rosa. Quale colore mi consigli, Alfredo? Quale di questi due, il rosa o il dorato, mettiamo per questa doccia qua? Ok, anche a me effettivamente piace un po' di più, anche perché speriamo che ci entri questa doccia, ok. C'è andata, vai, GG, ottimo, perfetto, abbiamo anche la doccia a livello del pavimento. Alfredo, io ho messo un po' di sound alert, se ti va insomma provali un pochettino, vedi se c'è qualche sound alert che ti piace particolarmente. Dai un'occhiatina, fai fare anche tu un bel giretto qua di sound alert, poi ne metterò ancora altri. Al momento sto piano piano, sto cercando di dare un diciamo così un tocco diverso a questo canale che insomma è ancora in fase di crescita. No, cioè basta che i sound alert, basta che vai, tu dove sei, da cellulare o sei da web che stai guardando la live? Non ti compare nessuna icona. Aspetta, mi sa che su PS4 no, non è possibile. Allora, mo faccio suonare io un sound alert. Allora, vediamo un attimo. Allora, mo ti faccio sentire un sound alert un po' più divertente. Sound alert un po' più divertente. Ecco qua. Allora, vediamo un pochettino se sto sound alert mi funziona. Perfetto, nel telefono poi c'è le icone sotto. Che qua quando vado in live non so perché, ma mi dà sempre un po' di problemi. Allora, qua mo ci vuole il lavello. Anzi, lavandina, qua gli metterei uno un po' più stretto. Alfredo 737.373.737 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie Alfredo, 773 milioni, mamma mia. Sei un miliardario allora. Grazie ancora per il follow, benvenuta nel canale. E come direbbe Dato, alla faccia del bicarbonato di sodio. E forse potresti trovare anche questo sound alert. E io mago! E io mago! Beh, questi spuccia, ce ne sono ancora altre divertenti. Allora qua
qua ovviamente manca. L'impianto del di... Eccolo qua. Non si può mettere. No, questo no. Allora mettiamo l'altro. Eccolo qua. Perfetto. Fatto un po' di polvere. Ma no, questo accendio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità. Che cosa ho detto? Si è dimenticato pure lui. Allora, dovrei avere qualcosa qua in decorazioni. Eccolo qua. Separi, eccolo qua. Almeno chi entra ci avrà un minimo di privacy. Poi se lo spostano in sipari. Specchio, specchio, quasi quasi lo metterei qua. Quindi installiamo il radiatore. Ce ne sono ancora tanti altri. Poi ovviamente alcuni magari non li conosci, quindi sono, non so se conosci Totò, il principe Antonio De Curtis. Quello lì che dice io pago, diciamo così. Ce ne sono, ci sono anche altre frasi di altri film, suoi film, celebri film, ecco. Allora, sta luce non mi piace, sta luce non mi piace. Andiamo ad installare una lampada alogena. Ovviamente una proprio sulla tazzolella, un'altra qua e un'altra qua. Ovviamente manca l'interruttore. Bella domanda, ti dirò di più. A caval donato non si guarda in bocca, quindi penso che qualsiasi cosa troverò nel piatto me ne vedrò bene, come si dice dalle mie parti. Qualsiasi cosa va bene. Non ho preferenze particolari. E tu invece cosa mangerai di buono? Dimmi un po', dimmi un po'. Alla cena, effettivamente. Qualsiasi cosa va bene. Ma allora, vediamo un bel tappeto. Possibilmente lungo. Questo però è largo. Già, non va bene. Non va buona. Questo forse sì. Rosso non mi piace. Giallo. No, così non va. Troppo grande. Small. No, ok, allora non è proprio cosa. Ci vuole rettangolare. Troppo grande pure questo. Io non so fuggire. Sono della provincia di Naples. Ma scherzo, sono della provincia di Napoli. Diciamo che parlicchio un po' di dialetto pugliese, perché ho tanti amici pugliesi. E tu invece di dove sei, Alfredo, se sempre se si può sapere, ovviamente.
Ah, bella Milano. Bella. Un po' incasinata come città, però ben organizzata, incasinata nel senso di traffico, anche se comunque un po' dappertutto. Se è per questo il traffico c'è ovunque, anche a Napoli. Non so se conosci Totò, il principe Antonio De Curtis. Ha girato un film che si chiamava Totò, Peppino e la mala femmina. Praticamente c'è una parte del film che è ambientata a Milano. È il nipote di due che è studente di medicina e si innamora di una showgirl, di una ballerina. E loro, siccome sono preoccupati che il loro nipote non si vada a distrarre, si distragga, allora scrivono la famosa lettera noi, quella lì, del punto. Veniamo noi a dirvi, signorina, signorina, dice, quella è lettera intestata, lettera autonoma, insomma. E quindi poi c'è poi il famoso sketch della Scala di Milano, quella del poliziotto locale che viene scambiato per una guardia svizzera. E quella famosa battuta di per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? E la guardia risponde: se volete andare a manicomio, vi ci accompagno io. Una battuta, insomma, rimasta nella memoria di noi napoletani. Ok, asciughiamo a terra. Beh, tutto sommato. Ah, qua però manca il water. Boh, ne metto un altro. Mettiamo un altro separé qua. E installiamo il water qua. No, io volevo savoir l'indirizzo, ja? Eccolo qua. No, io volevo savoir l'indirizzo. E ci mettiamo un altro water qua. Eccolo. Così, con tre bagni, quando sono due bagni e un water. Ah, qua però ci vuole il tappeto. Vediamo un po' questo se va. Allora, direi di metterne uno qua, quando si scende. Eh sì, lo lascio solo qua. Portacarta igienica, ovviamente, mi sto dimenticando. Le papiere igieniche. Tenda, tenda. E ovviamente mettiamo. Qual era questa? Pare che ho preso. Eh sì.
Non me la fa mandare, ma è perché? Ah, questa fa vendere tutta la finestra qua. Babbo, andiamo avanti qua. Il bagno è completo. E qua ci vorrebbe un bel tappetone lungo, però. Allora, qua sto piano cottura, sta in buone condizioni. Ah, il frigorifero, manca il frigo. Frigorifero in casso. Gustum, eccolo qua. Il colore però. Qual è? Porta, supporti, no. Allora, sì, è questo qua. No. Questo mi si chiama Sapele, ok. Sapele. È un po' invecchiato l'altro mobile, però. Dai. Ok, questo è fatto. Allora, mo qua. Ah, l'aria condizionata. Eccolo qua. Allora, scusami se ti ho letto soltanto ora, Alfredo, ma mi sono accorto. Allora, nel single player porto il Turbo Star di Ralph Garage, mentre invece in multiplayer, diciamo, per dire normalmente, invece ho uno Scania R da 560 cavalli. E poi abbiamo, ovviamente utilizzo anche un internal mod, quindi una mod visiva, è visibile soltanto a chi guarda dal mio punto di vista, diciamo, quindi da me. Allora, questa è bella grossa. Che dice Alfredo, la cambiamo il tavolo perché questo lo vedo un po' danneggiato. Qua la credenza, tutto sommato, sta in buone condizioni. Che dici, tavolo e divano lo cambiamo perché stanno poco inguaiate, come si dice dalle mie parti. Nel frattempo installiamo il radiatore. Ok, allora mettiamo intanto il radiatore. Questo dovrebbe andare bene perché l'ambiente è grande. Guarda, c'è scritto tutto nella biografia. Da lì puoi leggere tutto quello che, insomma, può interessare. Allora, mo sto tavolo lo sostituiamo. E allora, qua mo gli devo mettere un divano d'angolo.
Ecco, qualcosa del genere. Ok, allora, vediamo un po' se riusciamo a posizionare sto bel divanone, un po' strettino, un po' troppo, no, non va bene, troppo grande. Devo appunto è arrivato il bot in aiuto. Vediamo se questo va. Già c'è molto più spazio. Troviamo un po' il tavolo. Eccolo. Dovrebbe essere faggio. Un pochettino, però si avvicina un po' a quel colore là. Allora, adesso mettiamo un bell'orologio qua. Allora mi sa che il bot devo ricontrollare i comandi, perché probabilmente il bot, non so, se magari per errore sono stati disattivati. Allora qua mettiamo una bella parete, foto di cucina, ecco qua, verdura. Allora poi mettiamo forno. Vediamo un po', eccolo qua, forno a legno. Oh, finalmente. Aria condizionata c'è, il radiatore pure. Qui mettiamo un pensile. Questo qua. Allora, base lasciamo così, vetro, vetro, vetro. Bianco, vetro, vetro, vetro. Allora, io qua però mi metterei un paio di lampade alogene.
Allora, Eurotruck lo porto il martedì con il Turbo Star di Raff Garage e poi il venerdì sera. Il venerdì sera poi in effetti vi porto, faccio il giro così, insomma, come si dice in gergo, per far girare un po' anche lo Scania. E dalle 10, scusa, dalle 21:30 fino alle 22:30 più o meno. C'è poi c'è il programma, basta che vai nella descrizione del canale, c'è la programmazione, così magari puoi dare anche un'occhiata se eventualmente può interessarti anche assistere a qualche altra diretta. E c'è tutto, insomma, lì. Allora, qua cosa che ha detto che devo prendere? Ah sì, lampade. Allora, queste dice mini. Allora, mini significa che minimo. Sì, con un vecchio G27, Logitech G27, che ho messo in sesto. Dopo 9 anni di duro uso, perché all'inizio l'ho utilizzato per giocarci a Gran Turismo su PS4, e quindi sai bene come si gioca a sti giochi. E poi dopo, insomma, che mi sono data da Eurotruck, la cosa è più tranquilla. Ciò che ho fatto è ho pulito i potenziometri, ho pulito la pedaliera, ho messo un po' di grasso negli organi di sterzata e ho sostituito le molle dei pedali, e poi questo ho fatto. Poi resta la restante parte, l'elettronica e tutto quanto è tutto originale come Logitech l'ha fatto. Allora, qua un bel tappeto. Eccole qua. Tappeto rettangolare mattonelle. Vediamo un po'. Oh, questo è enorme però. Questo dovrebbe andare bene qua. Eh sì. Anche se il colore stona un pochettino, però. Allora, qua mi pare che tutto sommato può andare. Adesso mi rimane un'ultima stanza, eccola qua. Facciamo un attimo il giro. Ok, allora, mo' di qua. Dov'è? E qua, mo' qua, gli facciamo un ufficio. Quindi libreria, scrivania, eccetera eccetera. Allora, quindi allora nous allons continuer notre défi ici. Je vais maintenant installer un radiateur et je vais créer une sorte de bureau ici, de petit bureau pour une éventuelle potentiel acheteur. So here I will build a kind of a small office, and that will be used by the buyer or a future buyer. Quindi adesso scrivaia, come ha scritto, scriva, ecco qua. E qua mo facciamo le cose come si deve. Hop back qua, però gli dobbiamo mettere una bella saletta, si fa. Allora, studio, vediamo un po' cosa esce. No, non esce niente. Oh, ecco l'ultimo aggiornamento qua.
hanno fatto veramente il botto questi di House Flipper. Veramente hanno fatto il botto. Wow, bello questo. Vediamo un po'. Sedia. Oh, bello, veramente. Ottimo, ottimo aggiornamento. Mi hanno stupiti, mi hanno stupito. Allora. Uela, carissimo Riccio, ogni riccia è nuca capriccia. Buonasera, oramai qua è sera. Buonasera, quale buon vento. Oh, è pure bello comoda sta sedia. Stiamo facendo, senza volerlo, oggi con il nuovo aggiornamento di House Flipper, hanno fatto qualcosa di mostruoso. Alla faccia del bicarbonato di sodio. A proposito, caro Riccio, ho aggiunto anche dei nuovi sound alert, quindi dai un'occhiatina anche tu e divertiti un pochettino, falli suonare. Ci sono diverse cose belline e divertenti. Allora, andiamo un po'. Pino? No, il colore non mi piace. Perché no, questi no. Laminati. Questi sono da esterni, infatti non. Allora qua io faccio. E io vago! E io vago! Vabbè. Allora, andiamo un po'. Rosa indiano. Questo mi pare che non l'ho utilizzato. E chiudiamo la Pink House. Scorri, scorri perché troverai qualcosa di, diciamo, di diverso. E ieri sera, dopo che ho lasciato la live della zappa storta, poi mi sono messo un po' a spiluccare, vedere un pochettino i file da preparare per creare dei sound alert personalizzati. Ce ne sono ancora altre frasi del film di Totò. Ti consiglio spogliatoio. Peppril, quelle pizze diventano due. Bravo, eh? Poi c'è anche spogliatoio. Non male questo colore, però. Non è il rosso classico, però dai, si può fare. Ci costa. Allora, qua mi pare che ho fatto. Allora, qua mo gli metterei. Ah, mi serve un'altra sedia qua avanti, però. Anzi, altre due sedie, per l'esattezza. Se stanno ancora qua. Ecco qua. Allora, mettiamo uno qua. Sì. Sto creando uno studio, non so per chi, per cosa, insomma. Insomma, con il nuovo aggiornamento qua hanno fatto una cosa bellina. Allora, mo mi sembra. Ok, Alfredo, grazie per la compagnia. Grazie per essere passato qui in live, grazie per il follow e quando vuoi a disposizione.
Grazie mille ancora per esserti fermato qui ed aver scelto di dare la tua fiducia a questo canale. Allora, qui ci sta tutto. Ah, lampada, la scrivania, ecco cosa mancava. Eccola qua. Non è proprio il massimo dell'eleganza, però dai. Mettiamola di qua. Ed accendiamo la luce. Allora, qua ovviamente questi non vanno bene. Sono un po' troppo poco. Infatti, no, ma anche perché magari sei un professionista che comunque vuole, anche magari uno che si fa il lavoro a casa, però diciamo anche un professionista che vuole avere uno studietto un po' più decente, ed ecco che gli torna utile sempre qualcosa di interessante. Illuminazione, qua gli mettiamo qualcosa di classico. Allora, questo è da parete, quindi mettiamo da soffitto. E comunque hanno rilasciato Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. questa è una frase mitica del mitico Totò. Oh, che ne dici? Al lume di candela. Sì. Vediamo se ci hanno messo qualche altro abbellimento qua. Ah, però qua ci vuole pure qualche fotografia. Vediamo poi. Ah, i quadri. Ora che mi sono ricordato. Hanno messo, ecco qua, qualcosa di alto livello. Allora, vediamo un po', quadri, quadri, ecco qua. Allora, come facciamo uno studio di un certo livello? Autoritratto. Vorrei mettere Caravaggio. Sono il conte Dracula, mi. E infatti. Allora, gli mettiamo un bell'orologio. Peccato che non c'è quell'appendere, però quasi quasi. Visto che è conte Dracula, ci mettiamo i pipistrello. Mo gli mettiamo allora mettiamo proprio il conte Dracula. Mettiamo pure qualche trofeo, dai, altrimenti sembra brutto. Vediamo un po'. Allora, ecco qua. Miglior trofeo, miglior papà grande. E beh, ovviamente. Anzi, questo quasi quasi lo mettiamo proprio qua in bella vista. Allora, mo prendiamo un bel monitor. Oh, il monitor CRT, bello. No, non è così. Questo quasi quasi lo metterei su uno scaffale qua. Allora, prendiamo un monitor HD, vediamo questo quanto è, 14 pollici. No, non ci va questo,
Facciamo un ultimo tentativo. Monitor. Questo mi sa che è pure bello grosso. Ah no. Ottimo. Tastiera, ovviamente il computer ovviamente sta è integrato nel, vediamo un po' con... quasi il professionista che utilizza il case da gaming. Questo è bellissimo, questo è veramente atipico. Oh. Mettiamo tastiere e mouse. Ah, però porta. Allora, ovviamente tappetino, luci di Natale. E beh, gli RGB fanno più FPS. Mouse prettamente da gioco RGB, ovviamente. Ecco qua, una bella tastiera, retro illuminato ovviamente, possibilmente RGB, brushi, tutto qua, tutto oggi un po' strambalato. Ok, mi sembra di aver messo tutto, ma mettiamo una bella fotografia qua nel corridoio. Bella grossa foto del treno, ecco qua. Pixel mi sa che è un po' grosso, vediamo un po'. Sì, questa addirittura M. Oh via. E allora vediamo un po', ma mi sembra di aver fatto tutto qua. Ah, allora qua l'ultima stanza qua, gli mettiamo un lettino, anzi gli metto un bel divano, la sala riunioni qua, anzi questa è la sala d'attesa. Beh, sala d'attesa, noi installiamo pure il radiatore. E la targhetta sulla porta, devo vedere se la riesco a trovare, purtroppo non penso che l'abbiano inserita. E allora, io penso che possiamo anche mettere in vendita la casa. E vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare. Il tavolino con le riviste le facciamo mettere al padrone di casa. Negozi, vediamo un po'. Perfetto, direi che ci è andato proprio di lusso. Accetta l'offerta. Te prima e il dopo qua.
Perfetto, allora il nostro appuntamento settimanale con House Flipper termina qui. Il nostro appuntamento è per giovedì prossimo. Per quanto riguarda l'appuntamento, è appunto per giovedì prossimo, questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. Restate ancora sintonizzati perché al termine di questo video, per voi che state guardando questo video appunto in replica, continua la programmazione del canale. Poi, se siete interessati ad acquistare questo o altri giochi scontati fino al 70%, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete il link per acquistare giochi multipiattaforma appunto scontati fino al 70%, e troverete anche quattro link che sono i miei canali social media, che appunto Facebook, Instagram, YouTube e anche ovviamente Twitch. Ecco, io come sempre vi ringrazio. Se vi è piaciuto il soft gaming, allora, se non vi siete ancora iscritti al canale Twitch o YouTube, vi invito a farlo. Detto questo, io adesso passo a salutare gli amici in lingua inglese, quindi l'appuntamento per House Flipper è per giovedì prossimo, sempre dalle 15 e in poi. Grazie mille, ovviamente. So, thank you so much for making me in company. I hope you have enjoyed this new kind of doing gameplay called soft gaming. If you are enjoying this kind of gameplay, please follow the channel, and please stand by if you are watching this video on a rerun here on Twitch. You will find this video on YouTube on Saturday at 12 p.m. If you are interested to buy this game, this with a low price up to 70%, so this game or other games multi-platform, you will find the links in the description of the videos here on Twitch and on YouTube, that are the link where you can buy the games, and four links that are my social media channels, that are Facebook, Instagram, YouTube, and Twitch as well. So please, if you are watching this video in rerun, please don't leave this video. You will find, you will watch the following programmation of the this channel. So thank you so much again, and now I will talk to my French friends. So our rendezvous for and with the House Flippers for next Thursday. Thank you so much again. Alors, merci beaucoup pour m'avoir fait de la bonne compagnie. Merci à vous que vous avez regardé ce vidéo en direct ici sur mon canal Twitch. Et merci à vous que vous avez regardé ce vidéo en réplique sur Twitch et sur YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu multiplateforme à prix réduit, vous allez trouver dans la description des vidéos les liens, que ce sont donc le lien pour acheter le jeu, puis quatre liens qui sont mes canaux social media, que sont YouTube, Facebook, Instagram et aussi Twitch. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique. À suivre, vous allez regarder la continuation de la programmation du canal. Donc, merci beaucoup à tous. Maintenant, je vais vous saluer dans la langue napolitaine. Merci beaucoup. Et alors, voyons.
Ciao Macho King, buonasera e ben trovato in live. E allora, voglio approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. E vi ringrazio, spero che vi abbia fatto una buona compagnia a voi che state guardando questo video. In replica canco a Twitch oppure se lo state guardando anche a YouTube. Se vi piace questo modo di fare gameplay e magari non state iscritto al canale, vi invito a passare e mettere un bello follow che non vi costa nulla, e poi magari potete seguire meglio la programmazione. Poi, per quanto riguarda i yoga, se vi piace House of Flipper o vi volete accattare di yoga scontata. Grazie, Macho King, sei il numero uno. E dunque dicevo che se volete accattare House of Flipper o di yoga scontata fino al 70% multipiattaforma, quindi significa computer, Xbox, PlayStation, eccetera, eccetera, da descrizione dei video. Sì, canco a Twitch, canco a YouTube, trovate i link in descrizione che sono appunto un link per accattare i yoga scontati e poi quattro link che sono i canali social media mia che sono appunto Facebook, Instagram, Twitch e poi ovviamente Facebook, Instagram, YouTube e Twitch, e la giri tutto quanto. Vabbè, detto questo, se state guardando questo video in replica, non vi muovete, perché quando fornisce questo video continua la programmazione sul canale. E allora, io come sempre vi ringrazio una volta. Thank you so much everyone. Merci beaucoup a tous. Grazie mille a tutti per essere stati con me e state buoni. Ciao a tutti.